Music. News. Sport. Every day for you on the web. LeccoChannel.it. The Blue Light Blue Radio. Coach, un altro buon modo per proseguire la settimana, un'amichevole di prestigio che avete vinto al termine di una giornata per voi di premio, così l'ha definita il presidente Righetti. Come si dice sempre, aiuta a vincere, voi proseguite con questo processo di crescita abbastanza rapido. Sì, diciamo che la gara di stasera, questa amichevole, era il clou di una giornata organizzata dal Club Italia, dalla federazione, per essere diciamo, al nostro servizio. In che senso? Che già nel pomeriggio due allenatori del Club Italia sono stati con noi e hanno diretto un allenamento con la rappresentativa dell'Under 16 e dell'Under 18, portandoci tante idee, dandoci tanti spunti di riflessione. A seguire dall'allenamento poi abbiamo fatto una piccola riunione tecnica, sempre con gli allenatori, approfondendo quelli che erano appunto gli spunti tecnici che sono venuti fuori durante l'allenamento stesso, per cui un arricchimento dal punto di vista per gli allenatori e per ciò che riguarda proprio il nostro modo di pensare all'attività giovanile. E la ciliegina è stata la partita fatta con il Club Italia, che sicuramente ci ha impegnato dal punto di vista proprio mentale. Questo è importante proprio, come diciamo, per la continuità, per restare concentrati sul gioco, visto che noi il campionato è ancora in corso e di conseguenza non possiamo pensare a un amichevole senza quello che può essere l'obiettivo finale, appunto, di vincerla. Sabato si torna in campo, quindi meno di due giorni, e sarete di nuovo qui di scena al Bione, ore 21 contro Garlasco. Ormai non siete più una sorpresa e vi attendono un po' tutte al varco. Beh, sicuramente aver avuto questo tipo di percorso finora ha fatto alzare l'asticella su quello che può essere la nostra pericolosità, la nostra capacità di giocare un certo tipo di pallavolo. Per cui sappiamo benissimo che tutte le squadre cominceranno già da ora, già da sabato probabilmente, a venire qui a giocarsi la partita della vita, tanto non avranno nulla da perdere. Questo ci deve responsabilizzare ulteriormente, farci capire che i punti per il nostro obiettivo devono arrivare sempre e comunque e che ogni partita sarà sempre difficile, quindi non ci sarà da guardare la classifica per valutare una squadra, ma dobbiamo essere sempre noi a guardarci al nostro interno e cercare sempre la migliore prestazione. Grazie coach, buon lavoro, in bocca al lupo. Crepi il lupo. Coach Fanni, siete arrivati al termine di una giornata intensa per voi, iniziate oggi un percorso lungo, 12 tappe, vi porterà in gran parte dell'Italia con questo tour che farete con il Club Italia. Che accoglienza avete trovato oggi al Bione con la Picco, con lo staff dei Under 16, 18 e Serie B1? Ci siamo trovati davvero molto molto bene, c'è stato davvero tanta partecipazione da parte del pubblico. Abbiamo trovato per quanto riguarda l'allenamento prepartita con le ragazze della Picco, abbiamo trovato tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tanta voglia di pallavolo, e questa cosa qua si vede assolutamente nel pubblico, nella società, nella passione che ci mette questa società nel fare il pallavolo. Siamo molto contenti di essere partiti con questo progetto che ci vede appunto in giro per fare queste amichevoli e dare spazio alle nostre ragazze più giovani che non riescono a trovare spazio con la Serie A1, e il fatto di giocare partite ad alto livello comunque come quella di questa sera con una squadra di B1 importante, attrezzata per fare molto bene in questo campionato, è sicuramente un ottimo test per mettere a frutto tutto quello che facciamo in palestra durante la settimana. E ripeto che purtroppo magari queste ragazze molto giovani, così non essendo ancora pronti per il massimo campionato, non riescono a esprimere, non hanno la componente agonistica che riusciamo a trovare invece facendo queste amichevoli. I recenti mondiali sono negli occhi di tutte, voi avete qualche atleta tornata dal Giappone a cui state affiancando atlete altrettanto se non più giovani. Che effetto fa comunque portare il nome dell'Italia sul vostro petto?
Ma noi siamo tutti molto fieri, molto onorati di far parte di questo progetto, di questo gruppo di lavoro che sono lo staff delle nazionali femminili, dove dal direttore tecnico Davide Mazzanti, allenatore della Signores, c'è tanta condivisione su quello che è il lavoro da fare in palestra. E il fatto di vedere delle atlete che sono state con noi l'anno scorso, che sono state con noi quest'anno, andare ai mondiali e tornare con una medaglia, non può essere che un grande orgoglio per noi e un bel risultato per tutto il lavoro che abbiamo svolto. Ovviamente per questa cosa qua dobbiamo ringraziare sicuramente la federazione e tutto quello che ci mette a disposizione, e poi il tanto tanto impegno e lavoro che queste ragazze ci mettono ogni giorno in palestra per raggiungere l'obiettivo, perché non basta soltanto magari essere alte, magari essere brave, talentuose come lo sono loro, ma c'è davvero tanto tanto lavoro, tanti sacrifici per queste ragazze per arrivare dove sono arrivate. E la cosa bella e importante che noi abbiamo come obiettivo è che questo non sia un punto d'arrivo, ma che sia un bel passo, ovviamente un grosso passo in avanti, perché comunque una medaglia ai mondiali è davvero tanta tanta roba, ma non ci poniamo limiti per quello che è il nostro obiettivo, il nostro massimo risultato. Grazie coach, buon lavoro. Grazie altrettanto. Music. News. Sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it. The Blue Light Blue Radio.